Finiti dei mesi dicembre e gennaio. Fortunatamente sono riuscita a fare questo video perché sono stati dei mesi abbastanza impegnativi. Ma per chi mi segue su Instagram forse lo saprà, che avevo cambiato casa, quindi tra il trasloco, il trasferimento, sono stati dei mesi abbastanza impegnativi e quindi non ce l'ho fatta proprio a girare nessun tipo di video sui prodotti finiti, sui preferiti. Forse ho pubblicato dei video di ricette che però avevo girato in precedenza, quindi ultimamente video non ne ho proprio girati. Quindi recuperiamo e vi mostro i prodotti finiti dei mesi di dicembre e gennaio. Ne ho abbastanza, però non so tantissimi. Allora, partiamo subito, altrimenti questo video dura troppo e vi annoiate. Allora, ho finito, come ogni mese, il mio deodorante preferito, che è questo della Dove, quello al melograno ed erba cedrina, che sapete già, per chi mi segue da più tempo, che io adoro, è uno dei miei deodoranti preferiti, soprattutto in estate, questo mi fa impazzire. Poi ho finito questo shampoo della Yves Rocher 3-in-1. Questo è uno shampoo che districa, dà una brillantezza e tenuta ai capelli, senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, per tutti i tipi di capelli. Questo mi è piaciuto tantissimo, sono 300 ml ed è altillo. Che dire, è uno shampoo molto buono, si potrebbe usare anche da solo, perché come vi dicevo prima è 3-in-1, quindi si potrebbe anche evitare di usare il balsamo, ma io ho continuato ad applicare anche il balsamo e la maschera, perché avendo i capelli secchi tendo sempre ad utilizzarli, però per chi non ha il capello secco come il mio questo è ideale, perché usato anche da solo, perché lascia i capelli veramente molto molto morbidi, districati, luminosi, è veramente un ottimo shampoo, ve lo straconsiglio. Poi ho finito questo bagno schiuma qui, della Biolis Nature. Questo marchio mi è piaciuto tantissimo, l'avevo acquistato a Rimini quando sono stata lì a settembre e avevo trovato questi prodotti che non conoscevo e quindi naturalmente appena trovo qualcosa di bio che non conosco acquisto tutta la linea, se posso. Avevo acquistato questo bagno schiuma alla mandorla dolce, 98% di ingredienti naturali, bag della Biolis, appunto, come vi dicevo. Mi è piaciuto tantissimo, sono 400 ml di prodotto, l'avevo pagato sui, non mi ricordo se sui 2 euro, 1,70 euro, comunque non aveva un prezzo elevato. Questo marchio mi è piaciuto tantissimo, di questa linea ho usato sia il bagno schiuma, sia il detergente per il viso, ho preso anche una maschera per i capelli che sto usando in questo periodo. Comunque ottimi prodotti made in Italy, ve li straconsiglio, purtroppo da me non si trovano, oppure per chi fosse campano mi faccia sapere se ha mai visto questi prodotti e dove si possono trovare, perché veramente mi piacciono e sarei disposta comunque, un disastro, a comprarne altri. Poi ho finito appunto il detergente sempre della Biolis. Questo è un detergente, un sapone mani e viso, che io ho utilizzato soprattutto per il viso. Ottimo ragazzi, è veramente un ottimo detergente, lo utilizzavo sia la sera dopo essermi struccata che la mattina appena sveglia. Sono 300 ml di prodotto, sempre alla
mandorla dolce, molto molto delicato, non brucia gli occhi, non secca la pelle, ve lo dico io che ho la pelle, che ormai lo sapete, è super secca, veramente molto molto secca, ha sempre bisogno di idratazione, comunque prodotti nutrienti. Vi assicuro che questo detergente non me la seccava, me la idratava, lava bene, toglie tutti i residui di trucco, un ottimo prodotto, super consigliato, ottimo davvero. Un altro, come vi dicevo, si tratta di prodotti finiti in 2 mesi, quindi un altro dei miei deodoranti preferiti, il secondo. 2 creme per il corpo, una al mese appunto. Queste qui della Leo Crema, che ho trovato all'interno di una beauty box e non mi ha fatto impazzire, ma non posso neanche dire che non mi sia piaciuta. Ma è un crema da nutriente, 0% di coloranti, parabeni, oli minerali, siliconi e PEG, alla vitamina E, estratto di avena. Mi è piaciuta il NI perché comunque l'idratazione non dura a lungo, però andava, si assorbiva facilmente, lasciava pochissima scia bianca. Sono 250 ml di prodotto, so che non costa neanche tantissimo, però se dovessi ricomprarla non la ricomprerei, perché per il mio tipo di pelle non è l'ideale. Poi ancora ho finito questa maschera nutrizione intensa della B-Point, che avevo trovato quest'estate su un giornale, 75 ml di prodotto per capelli secchi, spetti e fragili, un ottimo prodotto, non un prodotto bio, sappiamo che BioPoint non è un marchio che fa cose bio, a meno che ultimamente non sia uscita la linea bio, però questa non fa parte di nessuna linea bio, però devo dire che è molto molto buona come maschera, lasciare i capelli belli morbidi, setosi, mi è piaciuta tanto. Poi ho finito anche questo struccante occhi e labbra dermoprotettivo della Giardino Cosmetico, che avevo acquistato quest'estate a Parma. Un ottimo struccante, sono 125 ml di prodotto, certificato ICEA, bio naturalmente, molto buono come struccante. Oleoso al punto giusto, toglieva ogni residuo di trucco, l'ho trovato anche idratante, bello, veramente un ottimo ottimo prodotto. Purtroppo questo marchio qui della Giardino Cosmetico qui da me non si trova, quindi aspetterò di ritornare a Parma per riacquistarlo. Poi ho finito gli dischetti struccanti di Acquasapone, questi ormai li conoscete già, sono quelli che hanno sia il lato struccante che il lato tonificante e mi piacciono, costano poco e li prendo spesso. Poi ho finito questo bagno schiuma della Dermomed, profumo Fashion Fluo, questo dovrebbe essere un bagno schiuma ad edizione limitata, di questo anche il profumino. Mi piacciono tantissimo i prodotti della Dermomed, lo sapete che ho trovato online i profumini, quelli, le varie profumazioni Dermomed, le ho acquistate tutte perché mi piacciono proprio tantissimo. E questo sono 500 ml e l'ho pagato 1,20 euro. Poi ho finito anche questa crema qui della Provenzale Bio, distrutta. Questa è quella con olio di idratante di mandorle dolci con burro di karité, molto buona come crema, infatti l'ho riacquistata, la sto utilizzando in questo periodo. Mi piace molto il nutrimento che dà alla pelle, l'idratazione, proprio ad idratare in profondità la pelle. L'unica capecca che ha questa crema è che lascia troppa scia bianca, ma proprio tanta tanta tanta, quindi c'è bisogno di tempo per far assorbire questa scia bianca. Però per quanto riguarda la composizione della crema, l'idratazione e tutto, è ottima e ve la straconsiglio.
consiglio. Poi ho finito questa crema distrutta per le mani della Weleda, penso si pronunci. Questa crema è una crema mani rivitalizzante che ho trovato all'interno di una beauty box. Mi è piaciuta tantissimo e soprattutto per le mie mani secche in questo periodo è l'ideale, infatti ne sto utilizzando anche un'altra perché trovo che questa crema nello specifico sia proprio adatta alle mie mani, per la mia pelle molto secca, infatti l'ho specifica anche sotto, per pelle molto molto secche. Poi ho finito un mascara della Essence, questo qui, il viola, che porta lo scolino, questo qui non è tanto cicciotto, normale. Mi piace, però non è uno tra i miei preferiti. E poi ho finito questa matita long lasting, sempre della Essence, la 03 Yummy Berry. Questa è una delle mie matite preferite, infatti l'ho già riacquistata e la sto già utilizzando perché trovo che queste matite della Essence siano ottime per quanto riguarda il prezzo, ma anche per quanto riguarda la durata sulle labbra e la pigmentazione del colore. E quindi ho finito! Quindi non erano, ecco, come vi dicevo all'inizio, prodotti non tantissimi, il giusto, per essere comunque prodotti di 2 mesi non sono tantissimi, però avendo avuto un trasloco e il trasferimento e tutto, qualche prodottino l'ho anche gettato via. E quindi questi erano i prodotti finiti di dicembre, gennaio. Naturalmente se fatemi sapere se voi campane riuscite a trovare in giro questi prodotti della Biolis oppure la Giardino Cosmetico, fatemi sapere tutto nei commentini, oppure online dove posso trovarli, perché mi sono piaciuti tanto. Scrivetemi tutto giù nei commentini. Spero che questo video non vi abbia annoiato. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!